Buonasera, buonasera. Abbiamo ricevuto applausi e ringraziamenti dall'autorità, ma siamo noi a volerli ringraziare ora. Ringraziamo la provincia di Trento, rappresentata dall'assessore, la municipalità di Pinzolo, rappresentata dal sindaco, e l'azienda per il turismo, di promozione turistica. Devo dire, l'accoglienza è stata fantastica, estremamente professionale, ma anche piena di gentilezza e di premura. La posizione, il luogo, il paese, le infrastrutture per lo sport messe a nostra disposizione sono niente meno che eccellenti. Siamo felici di essere qui e siamo felici di vedervi qui, perché poi dopo tanto tempo, tante settimane, il fatto di poterci finalmente riunire a dei tifosi, a sentire di nuovo il clima di una stagione che comincia, è il momento più eccitante e molto più bello. Grazie a nome della Roma e della squadra. Grazie direttore, prego, poi metteremo all'asta. E dunque, la vedete? Datemi la maglietta. Di chi è questa maglietta? Del capitano giallorosso. Questa maglia sarà messa all'asta alla fine di questa serata. Naturalmente ci sarà il direttore generale che coinvolgerà la squadra, ma potrete naturalmente intervenire voi, e il ricavato di questa asta andrà all'associazione Comunità Handicap Locale. Che caso. Perché in tanti hanno giocato con il loro dietro questa squadra, tutti coloro che tutti i giorni fanno sì che questa squadra poi possa venire alla ribalta. E allora questa sera mi viene quasi la voglia di cominciare da dietro, tanto non si offenderà nessuno, e di andare a salutare delle figure nuove e delle figure che invece già ci sono. Naturalmente io voglio che voi diciate il nome e quello che fate. Fabio Nitta, magazziniere. Applausi, grazie. Marco Ferrelli, fisioterapista. Valerio Piercentini, magazziniere. Roberto Borrega, magazziniere. Daniele Russo, fotografo. Lo teniamo con gli applausi. Claudio Pistoia, interprete. Alessandro Gazzini, fisioterapista. Walter Martinelli, osteopata. Enrico Ferrari, preparatore atletico. Luca Franceschi, preparatore atletico. Grazie anche a loro, grazie anche a loro. Andiamo qui da questa parte. Valerio Fiammini, fisioterapista. Emiliano Stefanini, fisioterapista. Grazie fisioterapisti, facciamo un grande applauso. Adesso io vengo allo staff, vado a partire naturalmente dalle figure che conosciamo, perché lì davanti c'è il comandante di questa nave. Facciamo un applauso a Federico Bompa. Guido Nanni, Simone Beccaccioli, Guido Scala, medico Riccardo Del Vescovo. Grazie. E poi due figure delle quali si è parlato moltissimo e che naturalmente sono le figure che azionano il motore, no? Sono le figure che abbiamo letto in questi tempi sui giornali. Io li invito ad alzarsi in piedi. Dersi Norman, conosciamo Dersi Norman. Edi Lippi, facciamo un applauso naturalmente allo staff dei preparatori. What's your feelings to be here? Beautiful place, fantastic. Forza Roma. MVP. Forza Roma. E hanno imparato subito. Facciamogli un grande applauso, glielo fa anche la squadra, naturalmente. E siamo partiti da dietro le quinte, siamo partiti da quelli che tutti i giorni, che tutti i giorni naturalmente faticano. E un'altra figura nuova è quella del team manager, Manolo Zubiria. Facciamogli un applauso. La serata nella quale si presentano le nuove figure, questo è naturale, è un nuovo compito, in bocca al lupo, quello di team manager. Sei emozionato? È difficile, te l'aspettavi così?
non mi aspettavo che mi mettevi qui davanti, quindi sì, un po' nervoso, ma molto molto contento. È un lavoro difficile? No. Divertente? Abbastanza. I ragazzi sono tutti bravi ragazzi alla fine, no? Quasi tutti, sì. Grazie Manolo Zubini, in bocca al lupo naturalmente per il tuo lavoro. E allora, quelli quali andiamo a conoscere. Secondo me ci sono due primavera, non tanto primavera, mi dite quali sono, scusate. Allora, un po' il gioco, trova l'intruso, no? Vabbè, ma che intruso, insomma. Allora, andiamoli a conoscere. Lorenzo Di Livio. Lorenzo Di Livio. Cristian D'Urso. Cristian D'Urso. Jon Pop. Jon Pop. Emanuele Ndoi. Emanuele Ndoi. Tomasz Westynicki. Tomasz Westynicki. Elio Capradossi. Elio Capradossi. Silvio Anocic. Anocic. José Machin. José Machin. Arturo Calabresi. Arturo Calabresi, in bocca al lupo. Sì, sì, nella testa e nel cuore sono giovanissimo. Quindi va bene, giustamente. Ma le ginocchia un po' meno, ci lavoriamo. Francesco, è un primavera Morgan? Diciamo di sì, spero. Quest'anno sì. Però anche perché per lui è l'ultimo anno, perciò dobbiamo stare vicino. Vabbè. Dai. Un capitano! C'è solo un capitano! Non starà là con loro lui. In primo fila ti metti Morgan? No, mi sta caricando. Pensavo di fare altri 3 anni, ma dopo questa toccata al mio orgoglio punterò ai 5 anni in più. Direttore, registri. Tutti fermi perché qua è tutto in diretta. Un quinquennale, direttore. Ah, ha tagliato la perla. Può firmare in bianco? Può firmare in bianco? Fatto. Ok, un quinquennale firmato Morgan De Santis, va bene così? Perfetto. Allora, io ho una premura, poi con Francesco naturalmente chiuderemo insieme a Mauro Baldissoni perché c'è quest'asta. Ho una premura, quella di andare a sentire chi è emotivamente molto coinvolto. Allora chiedo al nostro DJ Nicoletti di andare con la prima colonna sonora, perché lo invito qui vicino a me, non è facile, è un gigante, è stato un anno un po' particolare, un anno un po' travagliato. Ci siamo? Ci siamo, Max? Perfetto. Sono sicuro che il numero vi evoca subito un pulpito. Numero 6! Hai sempre dimostrato quanto sei attaccato a questo simbolo qui, in tutti i modi. Ti chiedo che effetto ti fa sempre questo affetto. Fabio! No, non capisco bene, ma devo mettere un po' più giù. Voglio dire solo, vi voglio ringraziare per il vostro sostegno, e solo questo è importante per me. Grazie! Grazie Kevin Strootman. Lo ha detto l'allenatore, e se lo dice lui c'è da fidarsi, perché quello che dice l'allenatore in una squadra di calcio è legge, non esiste altro. Ha detto sono i nostri
due primi acquisti. Uno l'abbiamo salutato, l'altro è Leandro Castan. Sì, è vero, vado tanto già, adesso mia testa è solo lavorare per tornare più velocemente al mio livello e voglio fare questo più velocemente possibile. Ma voglio è tanto, voglio allenarmi tutti i giorni, tanto, 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 perché l'anno scorso è stato molto particolare per me e non riesco più a stare fuori. Qual è stato il momento più difficile, quello da superare, il più difficile in assoluto? È stato tanti momenti difficili, però secondo me il momento più difficile è quando i medici hanno detto che non potevo più giocare pallone. Questo è stato veramente una grande botta, però grazie a Dio, a tutti i miei compagni, a tutti i miei amici, ho superato tutto questo. Tu gli hai detto ma che siete matti, io continuo. È vero. Leandro Castagna! Numero 24, Alessandro! Allora, è il novantesimo di una partita tirata, Roma-Genoa naturalmente, faceva un caldo terribile, prende il pallone da centrocampo e lo va a mettere dentro la porta. Io voglio sapere com'è possibile, cioè c'è una macchina, c'è un motore, come ti scatta una cosa del genere? No, non scatta niente, scatta solo la voglia di fare gol, e è andato tutto bene, e per fortuna siamo riusciti a vincere la partita e avvicinarci sempre di più al secondo posto. Senti, io ho la fortuna e il privilegio di ricordarmi tutta la tua trafila, vuol dire che tu sei molto giovane e io sto diventando vecchio, ma avresti mai immaginato di essere così protagonista con questa maglia? Ah, era quello che volevo da tanto tempo, con il lavoro ci sono riuscito, sono felice di questo e spero di continuare sempre su questa strada. Con Francesco ne abbiamo parlato mille volte, quanto è difficile gestire il cuore e il campo? Con l'esperienza sarà sempre più facile, per adesso Francesco e Daniele ci riescono alla grande e spero di riuscirci io anche in futuro. In bocca al lupo, Alessandro Florenzi! Ha dato tanto a due calciatori, in particolare, allora noi chiamiamo il primo perché l'abbiamo visto proprio, si è bruciato poi perché è andato ad esultare al lato della Monte Mario dove l'erba è sintetica, quindi praticamente gli ha preso fuoco il ginocchio. Vediamo se c'ha ancora la cicatrice. Numero 7, Juan Manuel. C'è ancora la cicatrice, mi sa di sì, eh? Sì, c'è la cicatrice dell'esultanza del gol al derby, ragazzi! È vero? In quel momento però non si capisce più nulla. No. Non lo sentivo. Non sentivi nulla, Manuel. Hai capito che cosa significa il derby in questa città? Sì. Penso che è una cosa bella, però sono più contento del gruppo che ha fatto una gioia a tutti i tifosi, ma penso che speriamo che sia così quest'anno. Senti, cosa hai provato quando hai visto il pallone entrare in rete? È una cosa bella. Penso che fare un gol al derby è stata un'esperienza unica. Penso
che non tutti lo fanno, ma sono contento di poter farlo in questo derby tan importante. Allora io faccio rimanere qua Manuel, perché vi devo raccontare una cosa. Mentre c'è Michael, che è un ragazzo simpaticissimo, facciamo un applauso a un campione straordinario, perché... Alza, Michael, alza, voglio farti un applauso. Campione straordinario. Chi chiamiamo adesso, Cocama? Chiamiamo voi. Chi? Loro lo sanno che devono chiamare, no? Esatto. Allora, poco fa Maicon mi ha detto: guarda, perché loro giustamente si divertono tra di loro, sanno chi mettere in mezzo, fare una battuta, una serata simpatica, e tutta la sera che mi dice: guarda che devi chiamare, io ho detto: ce lo lasciamo alla fine, no? Ora lui, prima di iniziare l'intervista, mi ha detto: chiama Mabu. Allora, creiamola bene la cosa, no? Perché a un certo punto dalla difesa va a saltare in area di rigore, e chissà se avrebbe mai immaginato che poi quel pallone si infilava all'angolino, facendoci vincere un derby molto importante. Numero 2, Mapu Yenga! Beh, io lascio ai fotografi Turbe e Mapu, probabilmente è un momento per loro da tenere l'archivio. Allora Mapu, chiedo quello che ho detto a lui: come ti è saltato di andare in area di rigore così? Non lo so, non ho capito la domanda. Hai capito che significa? No, anche perché poi non parla francese, quindi non è che io posso... Ah, mister, vogliamo... capisce bene, vero? Quindi sta facendo il furbo. Che effetto ti fa tutto questo affetto? È simpatico di vedere tutti i tifosi della Roma. Vabbè, ma Buglia Gambiwa, va bene. Rimaniamo così, perché quando si parla di derby, all'andata mi sembra che se stiamo perdendo 2-0, mi sembra, no? E poi così un ragazzino di 38 anni, già ce l'avevi 38? Un ragazzino di 38 anni, vabbè, il tapin è il tapin, ma la mezza spaccata al volo per il 2-2 è la mezza spaccata al volo. Numero 10, Francesco! Abbiamo creato, prima di chiudere, quest'angolo derby, soltanto derby, perché insomma per noi rappresenta tanto. Tu hai il record di gol segnati? Io ho fatto solo le magliette qua a partita, basta. Bravo! Loro hanno segnato, io l'ho concluso. Vabbè, però all'andata qualcosa è fatto, no? Tutta la squadra ha fatto, non solo io. E questo è il capitano, tutta la squadra ha fatto. Però... Quello che ti chiedo, che chiedo anche a loro, è questo: se nel derby, per te in maniera particolare, però te lo chiedo da professionista, se nel derby è veramente qualcosa di diverso, di speciale, insomma, che cosa rappresenta un gol nel derby? Questa non è una domanda che devi fare a me, è scontata. Per me è una partita differente da tutte le altre. Sono due partite che ci tengo moltissimo, non solo per me stesso, ma per tutta la gente, perché so cosa significa vincere un derby a Roma e prendere in giro, fare il sfottò, quella è la cosa più bella. Però essere romano e romanista ha dei pregi. Ti chiedo l'ultima cosa, poi ti saluto: il derby a quale sei più affezionato? Tutti quelli 20.
Non c'è differenza, eh? Tutti belli. Pure quello pareggiato 2-2 però è andato bene, per come si è messo. Sì, diciamo quello è stato bello per me e per la squadra, ma quello dello scudetto penso è stato più bello di tutti. Francesco Totti, la Puglia Capiva, Manuel Curde, grazie ragazzi e grazie mille. Pochi giorni fa ha detto non vedevo l'ora di lavorare, c'è tanta voglia di iniziare la stagione, no? Ma è sempre così, riposare soprattutto sul piano mentale è importante, sul piano fisico anche per i giocatori, ma basta riposare, bisogna iniziare. Dopo, per il momento il gruppo è abbastanza simile all'anno scorso, faccio un po' il tuo mestiere, l'unico che è arrivato, ma io sono contentissimo del suo arrivo, e lo farai tu la presentazione dopo, è un giocatore che ci aiuterà tanto, ma io, a parte i giovani che sono qua e che sono contento anche di aver portato qua Pinzolo, perché prendono abitudine importante con la prima squadra, questa rosa è stata una rosa per alcuni di loro che ha fatto due secondi posti nelle ultime due anni, vuol dire che la maggioranza di questi giocatori porteranno ancora quest'anno le colori della Roma in alto. Ci faremo tutti insieme le migliori cose possibili e io sono contento di essere qua perché ho visto durante due giorni e lo vedremo ancora durante la settimana tante famiglie, tanti bambini, c'è un ambiente veramente bello allo stadio, è vero che abbiamo anche portato da Roma il bel tempo, ma siamo contentissimi perché un inizio così è veramente sempre di buon auguro per il futuro, per la stagione. Grazie a tutti. Grazie Iago. Vieni Iago, vieni. Iago parla, a parte che è spagnolo, ma parla un buonissimo italiano, lo parli molto bene. Questi primi giorni di Roma che cosa ti hanno portato? Niente, sto vedendo tutti questi tifosi in questa squadra, ringrazio a tutti per come mi hanno accolto, i tifosi, soprattutto la squadra, e aspetto dare il massimo di me per insieme a loro fare grandi cose. Allora, a me colpisce sempre una cosa, io seguo le partite da bordo campo e quando vedo le squadre avversarie, i giocatori che si riscaldano, mi diverto a vedere come i giocatori che si riscaldano dalle squadre avversarie guardano la Roma, no? È comunque una grande squadra, magari c'è il sogno di poterci giocare un giorno, di stare in quello stadio. Tu da fuori come hai visto la Roma? Hai girato tanto, hai toccato anche grandi club. Mi ha sorpreso tutto questo che porta la Roma, no? Mi aspettavo, sapevo che è una grande squadra, ma adesso ho visto che è una grandissima squadra e questa opportunità ci capita una volta nella vita e devi approfittarla. In bocca al lupo, Iago! Ora, nel Fan Village c'è una maglietta che viene messa all'asta e che questa settimana naturalmente potete acquistare, potete fare delle offerte, alla fine della settimana poi ovviamente al miglior offerente verrà data. Ci sono dei braccialetti Roma Cares che potete acquistare, tutto ovviamente va e viene devoluto, lo porta il direttore generale Mauro Baldissoni, è un braccialetto arancione AS Roma Cares, e adesso invece una parte la facciamo qui. Mi dicono, direttore generale, innanzitutto oggi ha vinto una partita molto, molto tirata. Lasciamo. Ok, ha vinto una partita molto tirata perché è anche un ottimo calciatore, adesso però mi hanno detto che è anche un ottimo... No, due parole, intanto ricordiamo, siamo consapevoli di quello che significa la Roma, non solo per Roma, tutti i suoi tifosi, è una piattaforma sociale, sappiamo che lavorarci è un privilegio ma è anche una responsabilità e riteniamo doveroso restituire qualcosa
alla comunità, nella nostra comunità di riferimento, ma ripeto, la comunità più estesa, che è quella rappresentata da tutti i nostri tifosi, e lo possiamo fare portando avanti iniziative di supporto a tutte le condizioni di disagio che ci possono essere, che noi riusciremo ad identificare. Abbiamo avviato un lavoro intenso da pochi mesi, devo ringraziare Cati Ogeli che abbiamo chiesto di occuparsi di questo lavoro difficile, perché bisogna identificare le situazioni più opportune dove riusciamo ad essere efficaci. Abbiamo bisogno ovviamente per farlo del vostro contributo. Un braccialetto è una cosa molto semplice, sono pochi euro che possono essere però utili se sarete in tanti ad acquistarlo per poterci aiutare a in qualche modo a contribuire a qualche buona iniziativa. Per non stare qui troppo a lungo, però passiamo a quello Francesco, che... Francesco, prego, vieni. Naturalmente Francesco consegna la sua maglia. Pesa, pesante. La maglia che pesa. Una maglia molto, molto pesante. Direttore, prego, parta con quest'asta, naturalmente. Una maglia che pesa circa 23 anni, quasi 24 e 300 gol, più o meno. Quant'è il prezzo di acquisto, il prezzo di vendita, Renato? Dov'è Renato? 110. Partiamo. 110, 120. Partiamo da 120. No, partiamo da di più. Partiamo da 500 che li offro io. Ok, 500 li offre il direttore generale. Se ci sono mani che si alzano, devo identificare. No, qui ci arriviamo fra un po', aspetta. Ok. Prima vediamo se c'è qualche contributo che arriva dalla platea, poi ci giriamo. Benissimo. Lì c'è una persona. Dica. 5,50. Io vi avverto che conosco la cifra sul contratto di tutti voi. E non vorrei andare in proporzione. Beh, in effetti, potrebbe essere. Prima che sia io a chiamare. In effetti, allora 5,50, c'è una mano. Allora, continuiamo a guardare di qua ancora per un po'. Sì, per un po'. C'è una mano lassù. No, lui va più sulla sostanza, ha detto direttore, poi ci pensa lei. So 11 ritiri che mi faccio, regalamela, ha detto. Quella è un'altra, la regaliamo dopo. Prego, prego. Io me ne... C'è qualcuno? Sono 35, me ne faccio. C'è un 600 di là, ma mi sembra che siamo ancora lontani. Intanto vogliamo dire che in questo caso supportiamo un'associazione qui nel territorio, un'associazione che è composta da gruppi di famiglie con handicap e con disabilità. Siccome non vogliamo stare qui 3 o 4 ore, abbiamo l'obbligo di raggiungere una cifra che quantomeno ci consenta di fare qualcosa di utile, quindi ripeto, io mi rigiro un'altra volta. Ma... cioè, il direttore sta aspettando qualche offerta dalle spalle, ragazzi, non so se l'avete capito. Intanto questa siamo, è la maglia. Siamo a 600, c'è un'altra mano là in fondo. Ah, Totti ha detto 1000! Totti ha detto 1000! Io faccio il balletto, vado un po' tra i giocatori. E ripeto, non voglio andare in proporzione agli ingaggi, Francesco sta a 1000. No, però c'è una battuta che non è male. Perché Mapu un po' tentennava e Totti ha detto sì, ma dillo senza piagne però. 2000 euro Mapu Yangambiwa con Cerviglio. 2000 senza piagne. Si formano tutte società qua dietro. Troppo forte. 2000. Per fare beneficenza ci vuole un socio. Francesco dice a Morgan, gli ha detto Morgan sta comprando casa quindi non può. E Morgan a Maicon gli ha detto: Maicon, se fai compri te che hai guadagnato, eh? Ma che c'è a te? Il parquet che c'è? Marmo? Che hai messo? Eh? Sta facendo lavori Morgan? Sì, sì, Morgan sì, sta facendo lavori. Allora, siamo alle 2000 di Mapu, attenzione, attenzione. No, lei fa un fatta colletta. Guarda, si è sposato Florenzo. Mapu. Allora,
Lorenzi, Turbe, Destro, Paredes e Strootman, 5.000. Cominciamo a ragionare. €1.000 ce li metto pure io, 6.000. Beh, si sta alzando, mi sembra. Questa da una società è diventata una cordata. Una cordata, Lorenzi. 6.000 da una cordata alle mie squadre. Io devo parlare col direttore. Il direttore Lorenzi dice che la possiamo battere perché non si accettano più. Bastano altri 2-3 ingressi. No? Ah no, vuole una cordata ristretta Florenzi, ha detto basta entrare nella cordata. Facciamo un applauso anche a Mattia Destro, ragazzi. Ok, grazie. Scusate, sembra si stia costituendo una cordata francese. Sì, è vero. La cordata francese, no, la dice Morgan, vieni, la cordata francese è composta da? La cordata francese è composta da Mapu, Gervinho, Maicon. Garcia. Ma Maicon è francese? Maicon parla très bien le français. Maicon, Spagna. No, io Castan, Gervinho e Mapu, 8.000. C'è la bella, c'è anche il figlio di Dilivio che ha detto che li mette Dilivio, il papà. No, li mette... no, è molto più simpatico. Telefonate al papà. Ok. Adesso. Allora, chiama papà intanto, però è stato molto simpatico perché lui ci ha detto in proporzione 8.000 e 10 euro ce ne metto io, ho detto al figlio di Dilivio. Quindi 8.010 siamo. 8.010, beh, mi sembra. Attenzione perché Totti chiama in ballo Baldissoni. Scusa, ripeto, io non vorrei rispondere a Francesco che andiamo in proporzione con i guadagni. Ah, ok. Per cui se rilancio io poi guardo te. Senti, tu sei pronto? Io metto il 10, il numero della maglia. Un attimo, Francesco. Ah no, pensavo volessi fare un commento. Sei più leggero, sai? Però sono contento di partecipare a queste feste di beneficenza perché se lo meritano e noi abbiamo la possibilità. E beh, per me